Ora, oggi presenteremo il modello della cosiddetta conduzione stazionaria, e cioè il modello per il quale si rimuove l'ipotesi che le cariche siano ferme. Quindi abbiamo conduttori, abbiamo isolanti, abbiamo cariche e stavolta abbiamo anche corrente, quindi flusso di carica. Nel modello della conduzione stazionaria cosa supponiamo? Supponiamo che le cariche siano in moto ma la corrente sia costante nel tempo, quindi la differenza tra statica e stazionaria sta qui. Nell'elettrostatica le cariche erano ferme, nella conduzione stazionaria le cariche sono in moto ma la corrente è costante nel tempo. Le cosiddette condizioni stazionarie che abbiamo studiato nella teoria dei circuiti. Quali sono le equazioni da considerare per questo modello? C'è ancora l'equazione che ci dà la conservatività del campo elettrico, quindi la legge di Faraday in condizioni stazionarie è uguale a quella in condizioni statiche. Ovviamente le derivate temporali sono zero e quindi il secondo membro è zero. A questo aggiungiamo la legge di conservazione della carica. Abbiamo visto si può mettere nella forma seguente: il flusso di corrente attraverso una superficie chiusa in condizioni stazionarie deve essere nullo. Se ricorderete, abbiamo fatto vedere come la prima era la giustificazione teorica della legge di Kirchhoff per le tensioni e la seconda è la giustificazione teorica della legge di Kirchhoff per le correnti. Accanto all'equazione, quindi abbiamo un'equazione per il campo E, campo D, campo elettrico, un'equazione per il campo J, ricordate, densità di corrente, dobbiamo aggiungere la cosiddetta relazione costitutiva, cioè che relazione c'è tra questi due campi nei mezzi materiali considerati. Noi considereremo due tipi di mezzi, conduttori e isolanti. La legge più semplice che descrive un conduttore è la legge di Ohm in forma locale. La legge di Ohm impone una caratteristica, una relazione costitutiva tra campo elettrico e campo di corrente di pura proporzionalità. In altre parole, se in un conduttore cosiddetto ohmico, perché segue la legge di Ohm, voi avete un campo elettrico impresso per esempio dall'applicazione di una tensione ai morsetti terminali di questo conduttore, la legge di Ohm ci dice che immediatamente nasce un campo di corrente che ha stessa direzione, stesso verso del campo elettrico ed intensità pari a E diviso eta. Chi è eta? Eta è la cosiddetta resistività elettrica ed è un parametro del conduttore, una proprietà del conduttore. Misura in ohm per metro. Il suo inverso, sigma, è la cosiddetta conducibilità elettrica. Misura in Siemens un metro. Quindi in un conduttore ohmico, se c'è campo c'è corrente, il legame che c'è tra il campo elettrico e il campo di corrente è di pura proporzionalità attraverso un fattore eta. Questo trovate anche il ρ al posto di questo eta, ve lo segnalo come simbolo, che è la cosiddetta resistività elettrica. È un parametro del materiale considerato, così come in elettrostatica la epsilon era il parametro che descriveva le proprietà elettriche del dielettrico. Bene, adesso vedete, ovviamente ci sono anche conduttori che si comportano con leggi più complicate della legge di Ohm. Noi non li studieremo, ci limiteremo
ai cosiddetti conduttori ohmici. Con riferimento a quanto vi ho appena scritto, noi classifichiamo i conduttori in base al valore di resistività. Ci sono i due estremi opposti, i conduttori cosiddetti perfetti, in un conduttore perfetto la resistività è zero, cioè se volete ha una conducibilità infinita. In conduttore perfetto voi potete avere corrente, ma il campo elettrico sarà sempre zero. Se un conduttore vi offre resistività nulla, significa che può far circolare corrente senza che ci sia campo all'interno. Qualunque altro tipo di conduttore, in presenza di corrente, vede la presenza del campo elettrico. Questa è la prima grande differenza con l'elettrostatica. Abbiamo detto che in elettrostatica all'interno del conduttore il campo è sempre zero, qualunque sia il conduttore. Non abbiamo neanche chiesto di capire con quale conduttore vengono fatte le armature del condensatore, purché siano di conduttore. Non abbiamo specificato che fossero di rame, di alluminio, quello che volete voi. Adesso, quando rimuovete l'ipotesi di carica ferma, quindi consentite il flusso di corrente, immediatamente cambia la situazione all'interno dei conduttori. Non è più come nell'elettrostatica, il campo elettrico c'è sempre, a meno che il conduttore non sia perfetto. Quindi il campo elettrico in un conduttore percorso da corrente è sempre diverso da zero ed è proporzionale alla corrente stessa, tranne che nel caso ideale in cui il conduttore sia perfetto. L'estremo opposto, c'è l'isolante perfetto. Chi è l'isolante perfetto? L'isolante perfetto sarà quel materiale la cui resistività va all'infinito, e cioè ha conducibilità nulla. In questo materiale, qualunque sia il livello di campo, non avrete mai corrente. Che se J è uguale a sigma per E, se sigma è 0, potete applicare il campo che volete, la corrente sarà 0. L'isolante è perfetto. Abbiamo visto nelle scorse lezioni che questo isolante perfetto non esiste perché, o meglio, esiste. Chi è l'unico isolante perfetto? Il vuoto. E lì non potete ionizzare il vuoto, ovviamente. Ma qualunque altro isolante, l'aria, la carta, la porcellana, quello che volete voi, vi ricordate, avrà un valore massimo di campo elettrico oltre il quale non è più vero che la corrente sarà zero. Si rompe l'isolante, si ionizza, si crea l'arco elettrico e la corrente diventa diversa da zero. Questi sono ovviamente casi perfetti, casi ideali. Cosa ci ricordano queste due situazioni? Allora, lo vedremo fra un attimo, l'oggetto della lezione di oggi. Questo è il legame tra campo elettrico e campo di corrente. Adesso vi farò vedere fra un attimo che ovviamente quando vado ad integrare il campo elettrico cosa trovo? Attenzione. Quando vado ad integrare il campo di densità di corrente cosa trovo? La corrente. Quindi questo che cos'è? Questo è a livello locale, cioè punto per punto, nient'altro che il legame V uguale R per I che vediamo a livello globale, cioè la traduzione locale della caratteristica di un resistore, come vedremo. Quindi questo sarà parente a V e questo sarà parente a I, eta sarà parente ad R. Il nostro obiettivo oggi è proprio di capire come si ricava la resistenza elettrica a partire da un conduttore di cui conosciamo il materiale con cui è stato realizzato.
Bene, se questa è V uguale RPI, cosa sto dicendo? Che se il conduttore è perfetto, qua stiamo scrivendo V uguale a 0 per ogni I, e chi è? Il cortocircuito. Questo è la genesi di un bipolo che si comporterà come cortocircuito. E quest'altro chi è? Questo è un oggetto che ci darà corrente zero qualunque sia la tensione applicata, cioè il circuito aperto. Quindi quei due bipoli dei generi che abbiamo usato nella teoria dei circuiti provengono concettualmente da un conduttore perfetto in un caso e da un isolante perfetto nell'altro caso. Bene, allora, l'unico calcolo che vi vorrei presentare oggi è appunto l'estrazione dell'espressione della resistenza elettrica di un conduttore, in un caso molto semplice. Il resto finora abbiamo analizzato, e lo faremo sempre, solo casi geometricamente semplici. Allora, immaginate di prendere un cilindro, un pezzo, se volete un pezzo di cavo elettrico, se vi piace di più. Prendiamo un cilindro di sezione S e lunghezza L. Realizzato con un materiale conduttore di resistività eta C. Questo oggetto, dal punto di vista circuitale, in prima approssimazione è modellabile con un resistore. Cioè, vedremo, questo realizza quello che abbiamo chiamato bipolo resistore. Ovviamente, come tutti i bipoli, avrà bisogno di un terminale, quindi ci sarà un elettrodo di collegamento da una parte e dall'altra. Ok? Quindi, immaginate di collegare con due elettrodi il nostro cilindro di materiale conduttore. Assumiamo che la resistività dell'elettrodo è da E, quindi gli elettrodi stessi sono fatti di conduttore, tutto questo è immerso in un mezzo, la cui resistività chiameremo eta W. Assumiamo la condizione in cui la resistività dell'elettrodo è molto minore di quella del conduttore, che a sua volta è molto minore di quella del mezzo che lo circonda. Ok? In altre parole, ci mettiamo nelle condizioni in cui la resistività del mezzo che lo circonda è talmente elevata da poter essere ritenuta infinita. La resistività dell'elettrodo è talmente piccola da poter essere ritenuta in prima approssimazione nulla. E quindi ci mettiamo nel caso in cui, confrontando il valore di resistività del cilindro, del cavo che stiamo studiando, con quello degli elettrodi e del mezzo che li circonda, per esempio una guaina di plastica, possiamo modellare gli elettrodi come dei conduttori perfetti e tutto ciò che c'è intorno come degli isolanti perfetti. Okay? Mettiamoci in questa ipotesi di partenza che ci semplificherà, come vedremo,
che ci porterà alla formula della resistenza, formula semplice che sto per presentarvi. Bene, detto questo, il mio obiettivo è il seguente. Supponiamo di alimentare questo oggetto dall'esterno con una corrente, per esempio, o con una tensione. Supponete che concettualmente, facciamolo qui, io vado a collegare i due morsetti attraverso i punti A e B con un generatore che mi fornisce una corrente I. E supponiamo che il generatore cosa farà? Inietterà una corrente in questo conduttore. La corrente circolerà attraverso gli elettrodi, poiché incontro un conduttore, io avrò corrente all'interno del conduttore, J, e siccome vale la legge di Ohm, se ho corrente ho anche campo elettrico. Ok? Quindi, il generatore di corrente, passando questa corrente attraverso il conduttore, creerà campo elettrico e quindi ci sarà tensione tra i morsetti A e B. Il mio obiettivo è capire questo oggetto qua che legame impone tra tensione e corrente, dove per tensione io intenderò la tensione misurata ai morsetti terminali. In altre parole, il mio obiettivo è capire se questo oggetto è modellabile come dipolo e se sì, qual è il legame tra la tensione e la corrente del dipolo. Ok? Quindi questo è l'oggetto reale fisico, questo invece è un oggetto ideale di una teoria dei circuiti per il quale voi sapete che occorre verificare tre condizioni. Prima condizione, la tensione deve essere univocamente definita. La tensione tra A e B non deve dipendere da come collego A e B. Questa condizione è verificata, sì, abbiamo già visto, è conseguenza della legge di Faraday in condizioni stazionarie. Quindi, poiché le equazioni che consideriamo sono quelle, la prima condizione è verificata. Seconda condizione. La corrente deve essere uguale a tutte le sezioni. Anche questo è verificato, l'abbiamo visto. Una delle conseguenze della seconda equazione del modello che vi ho presentato è che la corrente la potete calcolare a qualunque sezione ed è sempre la stessa. Terza condizione è quella che dobbiamo sviluppare adesso. Esiste un legame univoco tra tensione e corrente. E allora come faccio a calcolarmelo? Mi vado a calcolare la tensione che c'è tra i punti A e B. La mia V è proprio VAB, che quindi sarà, per definizione, stoico integrale curvilineo e campo elettrico fatto lungo un qualunque cammino che colleghi A e B. Come al solito, abbiamo già visto tante volte, potendo scegliere il tracimento il cammino, io non vado da A e B attraverso un cammino qualsiasi, decido di collegare A e B proprio attraverso l'asse di questo conduttore cilindrico. Vedete? Ok? Quindi per me il cammino di integrazione è proprio l'asse del cilindro. Se opero questa scelta, posso spezzare il segmento AB in tre pezzi. Il primo lo chiamerò AC ed è il pezzo che si sviluppa nell'elettrodo di sinistra. Il secondo lo chiamerò CD ed è il pezzo che si sviluppa all'interno del mio conduttore.
e infine l'ultimo che si richiude sul secondo elettrodo. Quindi devo andare da A a B, faccio AC, CD, DB. Vi ricordo il verso è questo. Attenzione, si calcola come integrale di linea dal primo punto al secondo punto. Quindi spezziamo l'integrale in tre e andiamo a vedere i tre contributi. Quanto vale l'integrale nei due elettrodi? Vale 0, perché avendo supposto gli elettrodi conduttori perfetti, ci ricordiamo che nei conduttori perfetti il campo è 0. Quindi questo non dà contributo, questo non dà contributo, l'unico contributo verrà proprio dal pezzo di integrale che si sviluppa all'interno della barretta del cilindro conduttore. Ovviamente nei casi reali gli elettrodi non avranno resistività nulla. Quindi cosa stiamo dicendo? Che questo zero, come abbiamo detto tante volte, nelle situazioni pratiche non sarà zero ma sarà un termine trascurato. Cioè le resistenze introdotte dai terminali devono essere trascurabili rispetto alla resistenza del componente, altrimenti non è più la resistenza del cavo ma la resistenza del cavo più i terminali. Nelle realizzazioni pratiche i terminali devono essere progettati in modo da avere effetti trascurabili sul parametro elettrico complessivo. Torniamo a noi. Devo fare l'integrale tra C e D. Se devo fare l'integrale tra C e D, mi viene utile a questo punto applicare la relazione costitutiva di questo conduttore, cioè è uguale a eta per J. Prima di fare questo, facciamoci a parte qui un altro calcolo. Cerchiamo di legare J a I. Facciamolo qui. Io so che per definizione la corrente che circola in un conduttore è uguale al flusso di J attraverso una sezione di questo conduttore. Questo è il legame tra corrente e densità di corrente che abbiamo visto a suo tempo. Bene, so anche, per effetto della seconda equazione di questo modello, che posso scegliere a piacimento la sezione. Qualunque sia una sezione, purché sia una sezione. Quindi posso tagliare il cilindro ortogonalmente, obliquamente, l'importante è che prenda un'intera sezione. Potendo scegliere a piacimento questa sezione, cosa faccio? Opera un taglio in modo che la sezione S sia proprio una sezione ortogonale all'asse del cilindro. Perché faccio questa scelta? Perché in realtà, se faccio questa scelta, la normale di questa sezione coincide con la tangente del percorso che ho scelto prima. Se prendo la sezione, la normale della sezione è proprio l'asse del cilindro. Quindi questo diventa J per T ds. Bene, a questo punto occorre introdurre una ipotesi, un'approssimazione, che è la seguente. In realtà non è affatto detto che la corrente J e il campo E debba essere per forza parallela all'asse. Dipende, diciamo, in generale tutto questo potrebbe non essere vero se il conduttore ha un rapporto di aspetto molto basso. Quindi noi in realtà cosa faremo? Faremo un'approssimazione di cosiddetto conduttore filiforme, cioè un conduttore in cui la lunghezza sia molto maggiore del raggio. Quindi se chiamo A il raggio
di questo cilindro, assumendo che L sia molto maggiore di A, e cioè ipotesi di conduttore filiforme, io posso supporre, se il conduttore è filiforme, che la densità di corrente sia uniformemente distribuita nella sezione. E quindi se è uniformemente distribuita significa che G per T è costante, quindi sto integrando una costante. Posso tirar fuori G per T, che è la componente tangente, e faccio integrale di 1. Quindi G per T per S. Ok? La corrente è approssimabile come la sezione moltiplicata la componente normale della densità di corrente, che abbiamo supposto essere uniforme. Bene, questo è il legame tra I e J. Lo possiamo utilizzare tornando al calcolo della tensione e continuando quel calcolo, perché vedete, noi eravamo arrivati a determinare la tensione come l'integrale tra C e D del campo elettrico, ma siccome C e D è un segmento che si sviluppa tutto all'interno del conduttore, dove vale la legge di Ohm, io posso sostituire con la caratteristica che mi dà la legge di Ohm, quindi eta C per J. A questo punto, sfruttando il risultato che ho ottenuto prima, vedete J per T a chi è uguale? Dal risultato precedente è uguale a I su S. Quindi io sto integrando tra C e D che cosa? Eta C, che è una costante, I su S, che è una costante, quindi tiro fuori tutto ciò che è costante e ottengo nient'altro che l'integrale di 1. Vedete? Al posto di J per T metto I su S, ricavato da qui, tiro fuori tutto ciò che è costante e mi viene l'integrale di 1, che è la lunghezza del segmento CD, e cioè la lunghezza L del conduttore stesso. E quindi alla fine ottengo questa relazione. V, la tensione ai capi di questo oggetto, è uguale a resistività del conduttore per la sua lunghezza diviso la sua sezione moltiplicato per la corrente I. Cosa ho ottenuto? Ho ottenuto un legame di proporzionalità tra tensione e corrente e quindi non posso dare la risposta finale al quesito che mi ponevo. Questo oggetto qui ha le caratteristiche e le proprietà per essere battezzato come dipolo elettrico? Sì. Tensione univoca, corrente univoca, legame VI univoco. Che legame impone? Un legame di tipo V uguale R per I, dove R, a questo punto, siamo in grado di legarla ai parametri fisici e geometrici del cilindro. La resistenza di un cilindro conduttore di sezione S, lunghezza L e resistività eta è proporzionale a eta, proporzionale alla lunghezza, inversamente proporzionale alla sezione. Questa va sotto il nome di seconda legge di Ohm. Quindi, come si può realizzare un resistore? Con un cilindro conduttore. Non solo così, ma questo è un oggetto la cui rappresentazione circuitale equivalente è proprio il resistore che abbiamo studiato. Quindi questo, cancelliamo la cassetta, la scatoletta generica, possiamo dire che abbiamo trovato il dipolo resistore. La caratteristica è quella che ci aspettiamo. La resistenza, quel parametro che noi davamo come input
i nostri esercizi di teoria dei circuiti, a questo punto, come abbiamo visto per la capacità, ha il suo legame con la geometria e le proprietà fisiche dell'oggetto che stiamo studiando. La resistenza di un cavo elettrico aumenta se allungate il cavo. La resistenza di un cavo elettrico aumenta se sostituite un materiale con una certa ρ con un materiale con un'altra ρ. La resistenza di un cavo elettrico diminuisce se allargate la sezione. Okay? Quindi aumenta con la sua lunghezza e diminuisce con la sua sezione. I materiali che vengono utilizzati come conduttori elettrici sono materiali, per esempio il rame o l'alluminio, la cui resistività è dell'ordine di grandezza della 10 a meno 7, 10 a meno 8 ohm per metro, questi sono gli ordini di grandezza. Ovviamente 10 a meno 7, 10 a meno 8 vi fa capire che stiamo parlando di quantità, tra virgolette, piccole rispetto a chi? Rispetto ai dielettrici, in cui lo stesso parametro può valere 10 alla 6, 10 alla 8, 10 alla 10, quindi passiamo da 10 alla 6 a 10 a meno 7, significa 12, 13, 14 ordini di grandezza di distanza tra i due numeri, che vi lasciano intuire il significato di ottimi conduttori. Poi ci saranno materiali che saranno conduttori ma non ottimi conduttori, e poi ci saranno materiali che via via diventano isolanti, via via che cresce questa eta. Ovviamente io posso giocare sulla scelta dei materiali per cambiare la resistenza, e lo faremo nei nostri esercizi. In realtà, quando uno dei problemi principali degli impianti elettrici è il dimensionamento dei cavi. Il dimensionamento dei cavi, così come tutti gli altri componenti di un impianto, i cavi devono essere dimensionati rispetto alla cosiddetta taglia dell'impianto. Non posso pensare di usare lo stesso cavo elettrico che ho a casa mia per le luci dell'albero di Natale per far circolare la corrente di un impianto in alta tensione. E perché? Perché via via che cresce la taglia dell'impianto, quindi significa la potenza trasportata, il livello di corrente, il livello di tensione, le resistenze si devono adeguare. Immaginate l'analogo idraulico, la portata di un cavo con la portata in acqua di una condotta. Quando dovete aumentare la portata deve allargarsi la sezione. La sezione, in realtà, lo vedremo negli esercizi, è l'unico vero parametro di progetto. Perché? Immaginate, nei nostri esercizi noi chiederemo un target di valore di resistenza, che può essere legato a tanti motivi. Per esempio, a evitare che nei cavi a passaggio di corrente si sviluppi troppo calore, perché se un cavo elettrico fosse un conduttore perfetto, la sua R sarebbe zero. Il cavo elettrico non è un conduttore perfetto, ne abbiamo già parlato in altre circostanze. Quindi, quando passa corrente, RI quadro è la potenza che viene ceduta ai cavi e che quindi non arriva a destinazione. Non è solo un problema di efficienza del sistema, perché è chiaro che se una parte di potenza non arriva a destinazione, voi state lavorando con un rendimento che non è 1. Perdete, tra virgolette, qualcosa per strada. Un po' come negli acquedotti. Parte una certa quantità d'acqua e a destinazione ne arriva di meno. Il problema è che, oltre al problema dell'abbassamento del rendimento, c'è un problema di riscaldamento. Perché RI quadro ceduto ai conduttori, per effetto Joule, diventa calore. Quindi si riscaldano i cavi. Questo può comportare problemi anche di sicurezza, perché se la temperatura eccede il valore limite della plastica isolante, si squaglia la plastica, come sapete, con tutte le conseguenze. Vengono a contatto parti metalliche che dovevano essere isolate, si creano cortocircuiti. Lo sapete che è molto frequente che il cortocircuito si associa a che cosa? A degli incendi, per questa ragione. Quindi tutto questo per dirvi che negli esercizi che faremo noi avremo sotto controllo la sezione, perché lo immaginate da soli. Se io ho un impianto da realizzare,
Qual è il vero grado di libertà che ho per poterlo adattare a taglie diverse, per esempio a correnti che voglio far circolare che siano maggiori di quelle che avevo previsto all'inizio, per esempio. Beh, eta è un parametro di progetto, sì, ma non pensiate che possiamo variarlo di molto, perché il range dei conduttori utilizzabili non è molto esteso. Se volete un ottimo conduttore potreste usare l'oro invece che il rame, ma l'oro lo potete usare in situazioni molto particolari, quando state realizzando l'amplificatore da 10.000 euro e quindi i contatti li fate in oro. Certamente non potete cablare casa vostra con i cavi in oro, può darsi che qualcuno di voi lo possa fare, i comuni mortali non lo possono fare. Quindi perché vi dico questo? Perché la scelta dei materiali ci farà, quelli realistici, quelli compatibili anche con discorsi economici, ci farà cambiare eta di qualche, non di ordini di grandezza, passerà da 1 a 1,5 a 2, ma non da 1 a 10 o da 1 a 0,1. L è un parametro di progetto, ma in realtà immaginate da soli che non è un parametro su cui potete giocare tanto, perché se devo cablare questa stanza devo estendere il cavo per 10 metri, non posso dire no, ti metto tre prese qui perché più di 30 centimetri non posso andare. Cioè, voglio dire, L sembrerebbe un parametro di progetto, ma non lo è, perché è vincolato dalle dimensioni dell'oggetto che dovete cablare. Quindi l'unico parametro su cui veramente si può intervenire è la sezione è oggetto di quello che si chiama dimensionamento dei cavi elettrici. E cioè, se aumentate la taglia, volete cambiare la potenza impegnata a casa vostra, passate da 3 kV a 6 kV o addirittura volete salire, fino a un certo punto i cavi esistenti vanno bene, oltre un certo livello di potenza dovete sostituire i cavi, perché non solo i cavi, anche tutto il resto. Perché la taglia non è più compatibile con le dimensioni fisiche. No, allora ovviamente la sezione bisogna allargarla quando aumenta, è un po' come il concetto di portata. La sezione deve essere commisurata alla portata di questo canale, tra virgolette. E qui lo vedremo negli esercizi in maniera molto semplice. Ovviamente se voglio far circolare correnti di intensità maggiore, parliamo sempre della situazione nominale. Vi farò vedere che nelle situazioni anomale non possiamo affidarci a quello che è alla capacità del conduttore di resistere, perché nelle situazioni anomale, quando si crea un guasto a casa nostra, le correnti sono molto maggiori di quelle nominali e quindi la protezione non ce la può dare il conduttore, ma ce la deve dare un impianto apposito di protezione, che è l'impianto di terra coordinato con un interruttore che rileva il guasto e stacca l'alimentazione. Cioè questo conduttore, questo dimensionamento viene fatto in condizioni nominali. Vi feci l'esempio, non posso progettare l'autostrada andando a vedere che succede un giorno all'anno o due giorni all'anno, il 31 di luglio o il 27 o il 1 di gennaio, insomma. Si dimensiona sulla condizione nominale, poi le condizioni anomale devono essere affrontate in un altro modo, prevedendo una via di uscita alle correnti di guasto che non devono passare attraverso questi conduttori, si devono richiudere attraverso percorsi alternativi. Questo è l'obiettivo del cosiddetto circuito, del cosiddetto impianto di terra, sarebbe l'impianto che tecnicamente deve essere collegato al terzo morsetto della nostra presa. Se ci avete fatto caso, il colore di quei conduttori è normato, deve essere giallo-verde. Tutte le masse metalliche in un impianto devono essere collegate alla cosiddetta terra, che è un circuito indipendente dal circuito di funzionamento e che deve intervenire semplicemente nelle situazioni di guasto. In altre parole, quando c'è un guasto, la corrente di guasto, la corrente che viene fuori da questa condizione di guasto, deve vedere, fatemi ragionare così, deve vedere una situazione di parallelo. Da una parte vede l'impedenza dell'impianto, dall'altra parte vede l'impedenza dell'impianto di terra. Se l'impianto di terra è fatto bene, quell'impedenza lì deve essere molto più bassa di quella dell'impianto, in modo che la corrente di guasto trovi una direzione privilegiata di richiusura verso la terra,
L'impianto di terra è costituito da tutti i conduttori che collegano tutti questi punti con questi conduttori giallo-verdi, tutte le masse metalliche negli elettrodomestici, la carcassa esterna della lavatrice deve essere collegata all'impianto di terra attraverso il famoso terzo connettore della spina. Okay? Quindi tutte le masse metalliche, tutti i punti che devono essere resi equipotenziali attraverso questo sistema devono poi essere collegati ad una calata, uno o più calate lungo l'edificio, che sono collegate a dispersori di terra, che sono dei conduttori immersi nel terreno. Trovate vicino agli edifici questo simbolo ogni tanto con la scritta dispersore, che significa che in quel punto è stato conficcato un dispersore. Cioè deve essere realizzato un circuito completamente indipendente dal circuito nominale che deve servire alle correnti per richiudersi. Se avete il parafulmine sul tetto, anche quello deve essere portato a terra attraverso questo circuito, in modo che la corrente durante il guasto vede il parallelo ma vede un percorso a minima resistenza e se ne va lì. Questo dipende dalla qualità dell'impianto di terra. E poi, visto che ci troviamo a parlarne, tutto deve essere coordinato con la funzione di un interruttore che si chiama differenziale, che va a leggere la corrente di andata e la corrente di ritorno. Se l'impianto funziona bene, l'andata è uguale al ritorno, legge di Kirchhoff. Se c'è una dispersione, significa che una parte di corrente di andata non torna più. Questo interruttore si chiama differenziale perché legge la differenza, e se la differenza è maggiore di una sensibilità, stacca il contatto. Questo è quello che banalmente viene chiamato salvavite, ed è l'interruttore che tutti noi abbiamo a casa, ed è quello che spesso scatta, anzi quasi sempre per fortuna, scatta per, tra virgolette, un falso allarme. Lui scatta perché per qualche ragione le due correnti di andata e ritorno non sono bilanciate. Questo nel 99% dipende da fluttuazioni statistiche, quindi cambi repentini di impedenza, fluttuazioni della rete che non è che ci dà un segnale sempre perfetto. Però quell'1% delle volte che questo è dovuto all'innesco di una corrente di scarico, di guasto, che si è richiusa in maniera diversa, quello ci salva la vita. Ok? Perché l'impianto di terra non sta bloccando la causa, cioè quindi la sorgente di corrente, sta semplicemente deviando il flusso di corrente invece di farlo richiudere sull'impianto e quindi magari su di noi che in quel momento stiamo toccando la lavatrice. Si è rotto l'isolante, è andato in corto il cavo interno, il conduttore interno della fase con il conduttore del neutro, si è creato un cortocircuito, o anche con la terra, con la massa, con la carcassa metallica, si crea il cortocircuito, noi tocchiamo e ci becchiamo la corrente, perché poi noi a nostra volta che facciamo? Diamo un percorso di richiusura delle correnti, che se siamo fortunati in quel momento stiamo indossando scarpe di gomma, eccetera, eccetera, potrebbe anche non succederci nulla, ma se siamo sfortunati, siamo nel bagno, a piedi nudi, con l'acqua per terra, siamo noi il cortocircuito sostanzialmente, e quindi ci becchiamo, sempre per un discorso di parallelo, ci becchiamo la corrente di guasto. Tutto questo non deve accadere, quindi ci vuole l'impianto di terra, ma ci vuole pure chi legge la situazione di pericolo e fa e rimuove l'alimentazione. Va bene, ci possiamo